si affrontano esattamente Elisaveta Riadanina Skaya della Russia e il numero 21 del ranking olimpico della giapponese Miu Yamada, che invece è 25esima del ranking olimpico. Che impressioni hai? È una semifinale a sorpresa, annunciata? Sì, possiamo dire che è una semifinale a sorpresa, perché vediamo la russa ha eliminato al primo turno la prima del ranking, la coreana, che probabilmente forse non ha... ha combattuto, sì, ha eliminato un incontro testa a testa 13-12, quindi una sorpresa la russa. Mentre la giapponese anche lei ha eliminato al secondo turno la sesta nel ranking, assolutamente sì, una semifinale a sorpresa. Ed ecco l'ingresso di Riadanina Skaya, la russa, classe 2001, caschetto Chung blu. Elisaveta, come ricordavi tu, ha battuto la prima campionessa olimpica ai quarti. E adesso invece è il momento dell'ingresso di Yamada, 25 anni. E c'è da dire anche che in questo ranking, in questa categoria, chi manca è la prima in classifica, la Panipak Wong Battanagi. In realtà lo sguardo è già proiettato decisamente verso Tokyo, forse qui non aveva bisogno di punti, probabilmente, perché essendo la prima nel ranking diciamo che ha un largo vantaggio rispetto alle sue avversarie, quindi non aveva particolarmente bisogno di punti. Gli atlete fanno adesso il loro ingresso nell'ottagono. Si procede subito al check, al controllo delle protezioni. Ricordiamo che caschetto, corazza, who will get the A-plus at the end of this one. This is the big test before the final, of course. 2.0, come ci piace chiamarlo, la sua evoluzione tecnologica. I punti vengono assegnati anche attraverso questi sensori, quasi esclusivamente attraverso i sensori. C'è bisogno di tanta forza, ma anche di tanta precisione. Si comincia via la prima semifinale della meno 49 donne. Il primo attacco è della giapponese Yamada. Sembra già in difficoltà l'atleta russa, cambia continuamente guardia. Si fissano gli occhi le due, una serie di tentativi di calci circolari da parte della Yamada. La Riadanina Skaya per adesso sta lì a guardare in attesa, prova ad entrare con un laterale Yamada, ancora 0-0, sono andati i primi 30 secondi di questa semifinale del Gran Premio di Roma. Vediamo l'atleta giapponese Mancina cerca di condurre l'incontro, la ragazza russa invece sta gestendo e capire da farsi. C'è un vantaggio ad essere Mancini ed affrontare invece un atleta che Mancina non è? The front non leg fence, but no one out in front just yet. Che, dopo una serie di laterali arrivano ad incrociarsi, ad incastrarsi in situazioni di clinch separate, e si ricomincia a 0-0. Sta per esaurirsi la prima ripresa. Molto equilibrato l'incontro, molto tattico, l'abbiamo detto anche ieri, ci ripetiamo perché è estremamente vero, il caldo può fare la differenza, poi questi atleti hanno già combattuto, quindi diciamo che il primo round spesso volentieri è una lunga fase di studio. Assolutamente sì, probabilmente si conoscono, anche se magari non si sono mai scontrate, sicuramente si saranno viste, hanno fatto un video-analisi. Adesso no scores on the board, not for the want of trying from Yamada, she's been slightly the more aggressive, change of stance from Madinskaya, Russia. Continuano ad assaggiare la corazza dell'avversario, il tentativo di assaggiare l'avversario con dei calci laterali, però non ci sono grandissime tecniche che abbiamo visto in appassamento, non ci sono pugni sferrati fino a questo momento. Il risultato tra la Riad Skaya e la Yamada è ancora sul 0-0 e finisce così il primo round 0-0 tra Russia e Giappone. Questa è la prima semifinale nella meno 49. E guardando ancora a quello che è il risultato degli azzurri, sono presenti in quest'ultimo atto del Gran Premio Roma, ricordiamo che non ha partecipato alla fase della meno 80 eliminatoria del meno 80 del campionato,
che può fare la differenza. Gli ultimi secondi e poi via la seconda ripresa dell'incontro tra Ryadaninskaya, la russa, e Miu Yamada. Siamo ancora sullo 0-0. Ritmo bassissimo fino a questo momento, che prova a manipolare la Yamada. Avanza la russa. Non riesce ad andare a segno con un semicircolare, la giapponese sembra più in palla, sembra avere più ritmo, ma il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0. La seconda ripresa, e io ho il piacere, l'onore di avere accanto a me un commentatore di eccezione mentre la Russia è passata in vantaggio 3-0, il presidente del CONI Giovanni Marini. 3-1, è entrato un pugno da parte della Yamada e siamo sul 3-1. Presidente, soddisfatti di quello che abbiamo visto di qualità automatically. Moltissimo, buonasera a tutti, sono molto contenti perché si era cominciata questa avventura l'altro anno con questa idea, inizialmente sembrava avventurosa, coraggiosa, però credo questo abbia contraddistinto un'epoca del mondo dello sport, delle federazioni, del Comitato Olimpico, dell'organizzazione congiunta tra questi due sistemi di ospitare il Grand Prix. Ma sapevamo che sarebbe cresciuto anche quando sicuramente quelli che avranno la fortuna di venire il prossimo vedranno ancora meglio. Siamo molto orgogliosi di questa formidabile organizzazione. Adesso ho rivisto cosa avevo già incontrato sia giovedì che venerdì il presidente mondiale, che ci ha fatto moltissimi complimenti. Poi ho parlato con tanti atleti, capi delegazioni, federazioni internazionali, che hanno detto che quello che si è visto qui, onestamente, non c'è dalle altre parti. E noi siamo testimoni di quello che Sky lo possiamo confermare. Intanto lei è arrivato, l'incontro si è infiammato, si è a 5, c'è una penalità anche per la russa. Giovanissima, giovanissima, esatto, cominciamo a vedere anche tecniche molto interessanti. Non ci sono azzurri in questa fase, però i nostri ragazzi hanno fatto tanto e bene. Allora, ricordiamo che è un gruppo molto giovane. Allora, è un programma, io sono un rapporto sono idilliaco ma costante con il presidente della federazione Angelo Ciolini, cito. Sappiamo benissimo che si è programmato, si è pianificato, è un discorso che parte lontano con i giovani, ma già ci sono stati risultati inaspettati. Il mondiale quest'anno di Alessio Simone ha sorpreso forse in tanti, però si sapeva che aveva grandi qualità. Sapete benissimo, Vito Dell'Aquila, che tipo di premesse e di aspettative li abbiamo. Sicuramente anche confermato adesso un quarto quarto di finale, e siamo soddisfatti dei numeri, nei risultati. Poi è una storia che è uno sport tutto sommato non antichissimo come disciplina olimpica, però che l'Italia ha regalato grandi soddisfazioni ogni volta per accettare una fetta. Adesso ho visto Moro Serpiento, ora argento, argento e bronzo in Olimpiadi. Prima di lasciarla, io la vorrei tenere qui, però c'è anche Treviso che scalpita, perché ormai ha preso questa cosa del commento tecnico. Chiedo scusa, l'unica cosa, vi ringrazio perché non è da tutti e apprezzo moltissimo che una televisione come la vostra è qui. Posso dire che è una figata, sono orgoglioso, veramente. Apprezzo moltissimo questo investimento, ma soprattutto questa dedizione, penso che è ben ripagata. L'ultima domanda, è un combattente, se sì, qual è la sua prossima battaglia? Ce l'abbiamo 24 giugno, non è che il giorno olimpico mi hanno colpito, è proprio una battaglia. Grazie a voi, complimenti a tutti, ciao. E allora comincia la terza ripresa di questa prima semifinale. Ringraziamo il presidente del CONI Giovanni Malagò, che è stato qui al commento tecnico con noi. 7-5 per la Ryadaninskaya contro la Yamada, che appare in difficoltà dopo un avvio buono, tattico, molto ragionato. Poi c'è stata l'accelerata da parte della russa, che adesso anche è forte delle sue leve, della sua altezza superiore rispetto all'1,68 della giapponese, sta conducendo il suo incontro e con una serie di laterali la atleta russa Ryadaninskaya tiene a distanza la giapponese, che dovrà fare qualcosa necessariamente per riaprire un incontro che chiuso sicuramente non è, però insomma in questo momento si è complicato. Sì, assolutamente sì, la russa sembra averci un po' di più, però la giapponese non ci sta, quindi penso che vedremo l'ultimo minuto di fuoco. E arrivano anche i primi pugni, i primi tentativi di tecniche con i pugni. Entra forse il calcio della Ryadaninskaya, no, non viene segnalato. Rimaniamo sul 7-5, meno di un minuto al termine della terza ripresa, che stabilirà, decreterà la prima finalista nella categoria meno 49.
interviene l'arbitro, separa le due atlete, una serie di calci laterali, nessun punto assegnato. Vediamo l'atleta russa molto più alta, non particolarmente più alta, ma è più alta della giapponese, quindi sta facendo valere le sue leve. Adesso sarà un caso, ultimi secondi, però cominciano a salire anche i calci, si punta il caschetto perché lì abbiamo ricordato una prima volta, tante volte che non è stato e lì arrivano i punti più pesanti. Prendono la distanza, un tentativo di spontaneo da parte della Ryadaninskaya, anche la rotazione della giapponese Yamada perché deve stringere i tempi, 16 secondi, eccolo. E arriva il pareggio, entra il calcio della Yamada. Attenzione, la sua accelerata bravissima, molto pari, riesce a ribaltare ma poi arriva il pareggio della Ryadaninskaya, 8 pari e ancora un colpo di scena nel finale, grande numero. Altro pugno della giapponese ma calcio al viso della russa che si è portata sull'11-10. Adesso vediamo, c'è il coach giapponese che ovviamente sta chiedendo un check, un video replay per una trattenuta, credo. Però a pochi secondi alla fine, due, tre fiammate che hanno ribaltato in un paio di circostanze la situazione, 11-10. Siamo rigettata la richiesta di replay, come dicevamo ieri, probabilmente al passaggio della fortuna la richiesta, the card was played in error. You can only ask for one decision, un secondo, and the referee says no, and on we go, the clock ticks down. And the efforts in the end of Elisabetta, finisce così, se ne va in finale nella meno 49 donne. Elisabetta Ryadaninskaya della Russia, ha perso la sua semifinale, invece Miu Yamada dal Giappone, un bel incontro, una bellissima terza ripresa. Ha rispettato le aspettative la russa perché dopo aver battuto la numero 2 del ranking olimpico, la coreana, è arrivata dritta in finale. E qui gli highlights di questo incontro che è stato un ottimo antipasto della nostra terza e ultima serata qui allo stadio Pietrangeli. Successo di pubblico, un successo sportivo, organizzativo. And it was the Russian that ruled the roost, finishing off in fine style. Ryadaninskaya into the final. Miu Yamada, try as she might, she was back with the bronze. Did well though. Good effort from both, but the Russian in the end emerges victorious. So of course that's the first of the two semi-finals. As we see some of the local organizers here, Angelo Sito, World Taekwondo Council member in charge of organizing all of the events.